dire, raga. Non c'è niente da dire, raga. Semplicemente schifo. Boh. Raga, siamo alla follia, come sempre. Raga, anche prima dell'inizio della stagione di Serie B, facciamo anche figure di merda con il Mantova. Con il Mantova! Con il Mantova, raga! Non so se avete capito chi è il Mantova. Quest'anno sono retrocessi in Serie D e sono stati ripescati. E abbiamo perso 3-0 con una squadra di Serie D. Complimenti. Veramente incredibile. Per non parlare della cosa che a me ha fatto incazzare di più, il gesto di Emanuele Ndoye, raga, che adesso, raga, ve lo farò vedere. E vi voglio solo dire una cosa: questa partita doveva essere un amichevole tra gemellati, e guardate quello che succede tra Emanuele Ndoye, un giocatore del Mantova. Dopo vi lascio anche quello che si è capito dal labiale di Ndoye. Bravo Emanuele, vedo che sei bello nervoso comunque. Raga, non ho niente da dire perché la partita, raga, non l'ho visto, raga, gli highlights da Brescia in gol. Qualche tiro l'abbiamo fatto all'inizio, raga, la partita l'avevamo alla fine iniziata bene. Due, raga, siamo morti. Raga, alla prima azione del Mantova eravamo morti. In difesa, raga, ci stana, veramente. Non ha fatto, raga, un minuto decente, raga. E Cellino ha riconfermato Gastaldello. Io non capisco, raga, basta, cioè. Io, raga, chiudo qua il video perché veramente mi sono rotti i coglioni di questo Brescia di merda. Perché se Cellino entro l'inizio del campionato non fa un acquisto, che anzi è andato a riprendersi un giocatore, che ti dico, guarda, può venire chiunque al Brescia, basta che abbia questi, i coglioni di trascinare la squadra in una buona stagione, basta che non retrocediamo e per me va bene tutto. Però, porca di quella puttana, se Cellino non fai un acquisto decente, veramente mi incalzo.